Non me l'aspettavo, io sono così felice di questa risposta che la città ci ha dato, perché pensavo che si trattasse di un viaggio che avrebbe fatto guadagnare, diciamo, passeggeri col passare delle settimane. Invece già alla prima abbiamo avuto un pianone straordinario con i bambini che si sono divertiti, ma non soltanto i bambini, ci siamo divertiti anche noi grandi, una bellissima compagnia, e tutte le compagnie che verranno adesso ogni domenica sono tutte straordinarie, di grande livello di qualità nazionale, sono compagnie trentennali che hanno a che fare con i bambini da sempre. Ma che domande fai? Allora ragazzi, ci serve una corda. Una corda. Una corda. Una corda. Senti, che volevo fare? Vai a premio, già che c'è sta, ce la dice altre 5 volte. I bambini sono felici, socializzano, giocavano, è bellissimo, e poi si confrontano con i grandi temi, qui c'era l'amicizia, la paura, il gioco, il canto, per un momento li allontaniamo dalla televisione, li allontaniamo dai supermercati, li portiamo un po' a teatro e dove possono sognare, e hanno sognato, io ho visto molti adulti che sognavano insieme con loro, qualcuno anche di più dei bambini, insomma. Tutti gli appuntamenti saranno per la domenica al chiostro di San Nicolò fino a metà di marzo e più, e poi vedremo. Intanto ogni domenica pomeriggio alle 4, i bambini possono venire anche un po' prima perché c'è comunque divertimento qua, e animazione dalle 4, uno spettacolo che ha la durata precisa per i bambini, quindi è molto tutto estremamente calcolato. Ogni domenica fino a marzo, facciamo tutto l'inverno. Per i bambini è gratuito, i genitori? I bambini non pagano nulla e i genitori pagano 5 euro. Io qui mi sto dando da fare, ma... Sì, sto dando da fare, ma qua adesso arriva la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, io dovrò accendere il mio camino e lei ci starà ancora lavorando. Mi scusi, un consiglio? Una camomilla ogni tanto? Cerchiamo di creare una nuova generazione un po' più, diciamo, un po' più adulta, già. Un applauso per questo. Un vicino, abbracci. Grazie.